ancora la mia vita. Ah, faresti questo per me? Mi piacerebbe davvero riaverlo indietro. In cambio potrei mostrarti al... La guardia. Vietato oziare. Hai un septim? Guardalo. È un vero capolavoro dell'artigianato nord. Lascia che ti mostri un vecchio trucco che ho imparato quando ero un esploratore. Renderà più difficile per il nemico individuarti. Che i divini ti benedicano e possa il terreno sul quale cammini tremare al tuo passaggio. È meglio se mi lasci in pace. Non è un mistero, è il figlio degli artigiani. Tu vieni qui nonostante noi non ti vogliamo. Mangi il nostro cibo, infetti la nostra città con la tua puzza e ti rifiuti di aiutare i manto della tempesta. Ma noi non ci siamo schierati perché non è la nostra guerra. Ehi, forse il motivo per cui questi pelle grigia non partecipano alla guerra è che sono spie imperiali. Spie imperiali? Andiamo, non direi sul serio. Potremmo farti visita stanotte, spia. Abbiamo diversi modi per scoprire chi sei veramente. Oh. Odi gli elfi scuri? Sei qui per maltrattarci? Allora sei nella città sbagliata. Windelm è un covo di pregiudizi e... Niente di nuovo. Gli piace ubriacarsi e poi passeggiare nel quartiere grigio urlandoci contro i suoi insulti nelle prime ore del... Ho fatto la Io mia ero fortuna, uno dei migliori... Oh, grazie. Che i divini ti benedicano. Tu? Mi chiamo Nils. Sono... Non posso gettare solo i ciocchi grandi per fuoco. Servono... Resta lì, non ti muovere. Un'altra fanciulla uccisa. Si chiamava Susanna. Mi aveva servito da bere qualche sera fa, ma non posso dire di conoscerla. Non chiedo. Susanna è la terza. Il modo di agire è sempre lo stesso. Una fanciulla giovane, uccisa di notte e il corpo fatto a pezzi. I nostri ranghi sono ridotti al minimo a causa della guerra. Nessuno ha tempo da perdere con questa faccenda, non so. Se vuoi aiutarci... Chiedi a qualcuno di questi babbei se hanno visto o sentito qualcosa di utile. Io vado a esaminare il cadavere prima che se lo mangino i topi. Hai una moneta per una povera donna? Questo è un peccato. No, mi spiace. Però ho notato che aveva ancora la borsa delle monete. Il colpevole quindi non mirava all'oro. Ora continuerò a comporre il cadavere, se mi vuoi scusare. Per la mia zuppa. Mi dispiace molto per Sono ciò che è sempre triste quando qualcuno Stia deve morire. Il martello da guerra rotato. No, mi C'è dispiace. Giustizia. Cioè, mi è parso di vedere qualcuno fuggire, ma non sono riuscito a vederlo bene in faccia. Un altro cadavere. Ho sentito un urlo e sono corsa qui, ma quando sono arrivata era già... Così. Fai la carità, ti... Ecco. Se hai tempo... Se sei in cerca di... Nessuno ha visto né sentito nulla, come sempre. Quel bastardo è riuscito a fuggire di nuovo. Se pensi di poter far meglio delle guardie, accomodati pure. Prima però devi parlare con Yorleif. Non possiamo permettere a chiunque di andare in giro a indagare.
Se lui è d'accordo, torna Hai da me e ne riparliamo. Moneta da donare a chi? Mia sorella e io abbiamo viaggiato per il mondo. Balgruuf non vuole darci una risposta. È un vero nord. Cambierà idea. Non ne Il manto della tempesta stanno ottenendo vittorie in tutte le lande. Da sono davvero tempi bui se gli uomini danno la caccia ai loro fratelli come bestie. E cosa Ho gli uomini contati. Accetto volentieri il tuo noi, aiuto. Sono felice di poter dare una mano per quelle che sono le mie possibilità. Quanto la hai sensazione dell'aria pungente. È incredibile. Credi che dovrei mandare a Balgruuf? Forse è per via del mio sangue nord. Se hai notizie dei feudi occidentali, riferiscile subito. È in gola. Kodlak Biancomanto ora si trova in un posto migliore. Va bene, allora. Ho notato una scia di sangue che conduceva lontano da qui. Elgird ha preso il corpo e lo ha portato nella sala dei morti per prepararlo alla sepoltura. So che è un po' pazza, ma se ne intende di cadaveri. Largo taglio diagonale dalla spalla a sinistra. Ma che dire, è morta. Ma pare che questa sia una cosa abbastanza frequente per chi si ritrova qui. A meno che non si stia parlando di me, ovviamente. Scusami, ti stavo solo prendendo in giro. Niente di particolare. L'unico elemento insolito è rappresentato dalla forma dei tagli. Sembrano essere stati inflitti con... Gli antichi Nord usavano delle lame curve di questo tipo qua. Non so proprio che potrebbe avere una cosa del genere a Windelm, a parte me, naturalmente. Ho già troppo da fare con i morti che mi arrivano di... E poi, se fossi stata io a infliggere quei tagli, di sicuro non ti avrei detto che sono particolari, non... Ora devo veramente tornare a occuparmi del cadavere. C'è da lavorare per prepararla alla sepoltura. Largo taglio diagonale dalla spalla... Mi piace molto per ciò che è successo al clan Frantumascudi. La stirpe è sterminata, il martello da guerra rubato. Non c'è giustizia al mondo. Sarei molto più tranquillo e felice dopo una scorpacciata di idromele. Mio cugino è partito per combattere i draghi. E io invece me ne sto qui a fare la guardia. La gente dice che Skyrim è uno dei luoghi più pericolosi di Tamriel, ma secondo me si sbagliano. È un posto meraviglioso che sono fiera di chiamare casa.
Non so più cosa fare. Ho tanto... Loro sono morti. Mio padre era un manto della tempesta. Non ho nessuno. Provo a vendere i fiori per comprarmi da mangiare. Davvero? Hai un posto dove... Che bello! Ma... Dici davvero? Non ti dispiacerebbe? Sì, grazie, signore. Papà, sarò la figlia più brava di tutte. Te lo... Di mare, ma ora sono in pensione. Attenzione, il macellaio... Ormai sono mesi che lo tengo d'occhio. Le guardie non faranno niente. La gente non farà niente. Dicono che hanno già troppo da fare con la guerra. Ma che senso ha vincere una guerra se abbiamo il terrore in casa? Oh, per importare importa a tutti. Solo che nessuno pensa di poter fare qualcosa a riguardo. Dicono che continuo a ficcare il naso dappertutto e a dare fastidio. Io invece cerco solo di salvare delle vite. Eh? Allora cosa dice? Questa è una delle mie preferite. Una sono anni che circolano delle voci su di lui. Fin dove arriva la mia memoria? Si tratta di un uomo pericoloso. Ecco perché lo chiamano il non morto. Io non andrei mai a parlare direttamente con lui. Questa informazione deve arrivare alle orecchie del sovrintendente. Lui ti ascolterà. Udite, udite, è il sangue. Tutto che una volta un tagliagole ha provato a rapinare. Quando sguainate la pelle... Vietato, zio. Balgruf. Mi occupo soprattutto di furti e risse fra ubriachi. È un vero nord. Cambierà idea. Non ne sarei così sicuro. Abbiamo intercettato dei corrieri da Solitude. L'impero sta facendo parecchie pressioni su Whiterun. E cosa vorresti che facessi? Se non è con noi, è contro di noi. Lo sa lui e lo sanno tutti. Quanto ha intenzione di attendere? Cosa fai di bello oltre ad andare a prendere l'idromele per gli altri? Se Ulfric ha bisogno di un favore, va bene. Scusa? Necromanzia? Sono un membro dell'Accademia di Winterhold e ho una reputazione integerrima. La necromanzia è proibita da secoli. Il mio cosa? Mai avuto un diario, te lo garantisco. Com'era fatto questo amuleto? Lo conosco bene. O almeno ne ho sentito parlare. Sono sicuro che un tempo quella decorazione raffigurava un teschio. È il leggendario amuleto del necromante. A quanto pare avevi almeno in parte ragione. Abbiamo a che fare con la necromanzia. Ho notato una sorta di schema nella sequenza degli omicidi. Ora che sappiamo che sono legati a un qualche tipo di rituale di necromanzia, penso di sapere quando potrebbe avvenire il prossimo. Vediamo. Don Loredas è di Ultimo Seme, ha un Bidas di Focolare. Continua a tenere d'occhio il quartiere di pietra domani notte. Quasi certamente l'assassino colpirà lì. Ti spiegherei le mie ricerche, ma non capiresti nulla. Ho sentito parlare di te e del tuo linguaggio sdolcinato. Lascia che muoiano con i loro falsi re. Problemi?
va. Tutto il santo giorno, Aid. Se le guardie ascoltassero Viola, il macellaio sarebbe già in prigione. Malgruf non vuole darci una risposta. È un vero Nord. Cambierà idea. Non ne sarei così sicuro. I Manto della Tempesta stanno ottenendo vittorie in tutte le lande. Per la barba di Ispir. Quell'uomo è sempre stato un po' strano, ma non mi sarei mai immaginato che... Hai reso un grande servizio a questa città. Credo che d'ora in avanti le guardie saranno un po' più gentili con te. Credi che dovrei...